Per tutta la vita, In gabbia ho meridiana. sempre avuto una sola certezza profetica. Ah no, non è meridiana. Sono destinato alla gloria come grande campione del sole. Quando Giran è morto e quando Meridiana è morta, Ah. non ho mai avuto dubbi. Finché non sei giunta tu. Quando ho saputo che eri viva, un dubbio si è radicato in me. Come il sole sorge e tramonta ogni giorno, coloro che devo uccidere muoiono. Eppure ho fallito. Come? Perché? Per ogni scavo che attaccavi, ogni soldato leale che uccidevi, il mio tormento cresceva. È cresciuto quando l'alto sacerdote Bahavas è scomparso. E quando il vero re sole Itamen fu portato via, non solo è cresciuto, si è moltiplicato. Mentre ti puntavo la lama alla gola, non facevo che pensare. Un colpo, un semplice movimento della lama, e ti saresti dissanguata. La mia mano è pratica di massacri. Perché esitare? Perché fallire il mio destino? Rost. Vedi la cicatrice sulla tua guancia? Non hai fatto in tempo. Sì. Niente male per essere un selvaggio. Si chiamava Rost ed era un uomo migliore di quanto tu potrai mai essere. L'uomo migliore è quello che non finisce con le interiora sparse per terra. No, non è stato lui. Avrei potuto finirti prima che mi attaccasse, ma non l'ho fatto. Questo fallimento mi ha stravolto la mente. Mi perseguita. È stato quando ti ho catturato lì, in quel luogo, che ho finalmente intravisto il disegno che il sole aveva tracciato nel corso degli eventi. Tu dovevi sopravvivere quel giorno sulla montagna. Dovevi interferire negli scavi e uccidere i miei uomini. Dovevi eliminare l'alto sacerdote Bahavas. Dovevi portare via Itamen. Al contrario. Ma quello lì era Il mio compito era facoltativa. trovarti qui, così che tu morissi come offerta sacrificale al sole, esattamente come doveva essere, predestinato e prestabilito. Credi davvero nel destino, tu? Sei un tirapiedi. Risparmimi le giustificazioni religiose. Puoi anche adornare la tua crudeltà con vesti e parole sacre, ma rimani un assassino. Curioso che sia proprio tu a dirlo. Anche tu hai le mani sporche di sangue, ragazza. Uccido chi lo merita, al contrario di te. Ma non mi aspetto certo che tu lo capisca. Ade è una macchina antica, non il mito dell'ombra sepolta dei Kharja. Non gli importa di Meridiana. Vuole uccidere tutto e tutti. E tu sei solo uno schiavo devoto. Io non servo l'ombra sepolta, ma il sole all'ombra. Le due metà della natura in un'unica causa. Ombra al sole, buio alla luce. Davvero non ti rendi conto di quanto questo sia ridicolo? Sei passato da servire un re sole pazzo e omicida a una macchina pazza e omicida. Non fai altro che andare indietro. Ricorderò le tue parole quando vedrò bruciare il tuo corpo o i tuoi resti. Ancora non cogli il punto. Così come ho sconfitto te, ho vinto anche i miei dubbi. E dalla certezza della fede deriva una forza inarrestabile. Allora apri questa gabbia e metti alla prova la tua fede. Vedremo se andrà come credi tu. Il cerchio si è chiuso. Ogni elemento è al suo posto, esattamente dove deve stare. La bestia errante ora in gabbia servirà il suo vero scopo, come animale sacrificale. Ah, a proposito di sacrificio, quasi dimenticavo. Quando hai distrutto la rete dell'eclissi,
Ho trasmesso un messaggio a Est per radunare le forze e organizzare un'invasione della Terra Sacra. Ho ordinato di uccidere ogni Nora. Speravo di trovarti lì, ma alla fine avremmo potuto evitare la fatica. I Nora mi hanno esiliato alla nascita. Farai male solo a loro, non a me. Davvero? Allora non fa alcuna differenza. In ogni caso, non potrei revocare l'ordine neanche se volessi. Oh, che problema. Grazie alla tua distruzione della rete, la comunicazione a distanza è impossibile. Non hai condannato solo te stessa, ma una tribù intera. Davvero non riesci a scorgere il giudizio rovente del sole in questi eventi? Non capisci che Ade è quello che vuole fare. Un dispositivo potente, non trovi? Eppure, così fragile. Che cosa? Hai visto? Stavolta non ho minimamente esitato. La lama si è mossa da sola. È impazzito. E avevo capito che eravamo qua. Devo combattere senza armi. Questo è sì che è difficile. Già gioito, i nostri anni nell'ombra sono finiti. Una nuova alba sorge all'orizzonte. Un nuovo giorno avrà presto inizio. E quando sarà, il falso re sole sarà morto e la sacra meridiana sarà di nuovo nostra. Per questo motivo, questa inquadratura mi piace un casino. Lo strumento della profezia. I due volti della natura insieme per una sola causa. Ombra e sole, luce e oscurità, notte e giorno. Guardate! Restate seduti! Non vedete la prova della benedizione del sole coi vostri occhi? Se non fossero state benedette dal sole, come mai potrebbero queste ombre vagare alla luce del giorno e unirsi alla nostra causa? Molti anni fa, per consacrare questo anello, il radiante Gian ordinò che gli infedeli venissero schiacciati sotto gli zoccoli di un colosso. Il colosso è molto potente agli occhi del sole, ma lo è ancora di più se infuso del potere dell'ombra. E ora lei, che ha tramato contro di noi, sarà la prima a morire. Che sia solo la prima di una lunga serie. Ottimo. Una volta che qualcuno mi viene a salvare, col cazzo. Non riuscirò mai a sconfiggere quella cosa senza armi. Le mie armi sono sulla piattaforma e non esiste modo di uscire dal cerchio. Forse potrei usare la sua forza contro di lui. Col pilastro è debole. Un altro colpo e il pilastro cadrà. Devo togliermi da questo. Mi sta massacrando, tra parentesi. Sta caricando. E la Madonna.
Cambio rapido. Che sono esploso anch'io? Qualcuno me lo spiega? Forse quelle carcasse hanno delle parti utili. Via, 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 via da qui. Come cazzo hai fatto? Ehi, basta amico, basta. Stai facendo troppo male. Poi tu a cosa sei debole? Ah figa, continuo a premere il tasto per il focus ma non ce l'ho. È ora. E vabbè, quella roccia come cazzo mi è arrivata in faccia. Silenzio! Esatto. Ma io posso stare in questa arena per sempre, qualcuno arriverà. Uccidetela! Perché mandi loro? Affrontami tu, se hai coraggio! No. Alleluia! Tre spazzini addirittura. Così sei qui. Sei venuto.
rischiando la vita. Sì. Certo che sì. Con solo tre cazzo di spazzini dietro. Non hai mai rivelato i suoi segreti. Peccato che tu abbia solo perso tempo. Alice ha distrutto il mio focus. E il registro alfa al suo interno. Non è così. Ho monitorato il tuo focus per tutto il tempo, duplicando ogni singolo dato. Installare i dati su un nuovo focus è stato facile. Buon compleanno, Isaac. Papà vuole molto bene al suo ometto. Sei davvero bravo a renderti insopportabile, Science. Ma immagino che mi serva. È ora di vedere dove sei nata. E forse scoprirai il perché. Sicuro. Conoscere la macchina che mi ha messo al mondo. Non è questo che intendi? Ora vado. Aspetta. Lo sai chi è stata? Sì. Come mi hai trovato? Beh, quello ha seguito il focus. Non ci vuole molto. Sai eseguire l'overdrive? Quello è... Da quando esegui l'override sulle macchine? E ne fa di più. Quando hai scoperto la tecnica. Ho distrutto un corruttore per ottenere le parti utili, naturalmente. Ma il fatto che l'hai fatto per... farlo, certo. Un altro beneficio del monitorare le tue attività tramite il focus. L'ha fatto per 5. La logica alla base della tecnica non è molto diversa dai riti praticati dagli sciamani Banuk, anche se è più avanzata. Bene. Non c'è di che, immagino. Alice ti ha riconosciuto nel cerchio del sole. Mi avevi detto di aver aiutato l'Eclissi, non di conoscere l'uomo che ha ucciso mio... che mi ha quasi ucciso. Adesso lo sai. Quell'uomo è una seria minaccia. Dobbiamo fare il possibile per impedire a lui e Ade di vincere. Bene. Ora devo andare. Come se non bastasse, Alice ha ordinato all'Eclissi di attaccare la terra sacra dei Nora. La tribù è già indebolita. Non avranno alcuna possibilità. Dovresti venire con me. Se, come no. Ho dei preparativi di cui occuparmi. Che genere di... Oh, perché te lo chiedo? Tanto non rispondi. Quando sarà il momento, ti farò sapere. Ti contatto dopo. Come sempre. Nel tempo, se tornassi nel territorio dei Cargia delle Ombre, ho per te un'armatura per nasconderti. Pensi sempre... Un'armatura per nasconderti. Devo farlo. Aloy, quando stavi recuperando il registro alfa nel bunker di Zero Dawn, sono stato troppo crudele. Per il tuo bene, spero che ci sia qualcuno ad attenderti nella montagna. Non qualcosa, ma qualcuno. Non credo, è morta centinaia d'anni fa. Ah. Perfetto. Ah, aveva fatto quel caricamento anche all'inizio apposta perché era tutta una scena predefinita. Probabilmente hanno evitato di caricare il mondo così che vada meglio. Perfetto. Mi sono ripreso tutto. È ora di tornare dai Nora. Grazie per aver seguito il video. Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere. Inoltre, se non siete ancora iscritti, vi ricordo di iscrivervi qui sotto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!